Buon pomeriggio e benvenuti a tutti. Ed innanzitutto EUNews per l'opportunità di moderare questo tavolo decisamente molto interessante e molto attuale. E si tratta appunto di un panel in cui noi cercheremo di individuare le principali sfide culturali e tecnologiche che la didattica a distanza si trova ad affrontare. Lo faremo insieme a Mario Allegra, direttore dell'Istituto Tecnologie Didattiche CNR, Fabrizia Benini, capo unità Digital Economy and Skills della DG Connect della Commissione Europea, Andrea Bollini, dirigente dell'Unione, Massimiliano Smeriglio, eurodeputato al Parlamento Europeo, Commissione per la Cultura e l'Istruzione. Ringrazio intanto di questo panel per il contributo che sapranno dare. Prima di iniziare con i loro interventi, io ritengo opportuno fare una brevissima introduzione per inquadrare leggermente il tema e mettere qualche dato sul tavolo, così diciamo da avviare i lavori del panel. La scuola, sappiamo, l'emergenza sanitaria ce lo sta mostrando, sta vivendo la unica inedita. E che sta determinando forzatamente un repentino switch off al digitale di docenti, discenti, famiglie. Si tratta invero di un percorso, quello di transizione al digitale, che non è nuovo, già dal 2007 abbiamo iniziato col Piano Nazionale per la Scuola Digitale ad avviare questo processo di digitalizzazione delle tecniche formative, della docenza, della scuola. Anni, diciamo, questo piano si sia tradotto in iniziative un pochino a macchia di leopardo, determinate da una forte disomogeneità in termini di risorse, connettività e skills, che non ha consentito la piena attuazione di questo piano. La pandemia ha forzatamente accelerato questo processo e di fatto, scusate, probabilmente il mio video mi fa sentire la telecamera. Sì, la pandemia quindi ha operato acceleratore in un contesto che, secondo i dati Istat del 2018-2019, ancora il 33,8% delle famiglie che non ha un computer o un tablet in casa, il 12,3% di ragazzi tra i 6 e i 17 anni che non hanno un PC o un tablet a casa, e di questi più della metà stanno nel mezzogiorno. Di questi giovani più della metà, il 57%, lo deve comunque condividere con la famiglia, per cento che di persone, di bambini, di ragazzi che famiglia hanno a disposizione un proprio PC ad uso esclusivo, diciamo così, quasi dei minori non ha uno spazio tranquillo dove connettersi e studiare. A questo si aggiunge un deficit anche in termini di skills, perché sebbene si tratti spesso, soprattutto con riferimento all'adolescente, di nativi digitali, quindi di individui che agevolmente utilizzano gli smartphone, di fatto il 60% di questi si colloca a livello di skills digitali su livelli bassi. Quindi vediamo che è un contesto generale difficile. In questo contesto, sicuramente l'utilizzo della DAD, nella prima fase di emergenza quantomeno, non ha fatto altro che all'inizio acuire le disuguaglianze. Perché? Perché si partiva da una situazione in parte ancora esistente, con differenti dotazioni tecnologiche, di connettività, di familiarità d'uso, sia tra i docenti che tra gli studenti, che quindi rappresentava un ostacolo forte al piano funzionamento della DAD. In tutto questo, come sta andando? Come sta andando? Io ho ritenuto utile, diciamo, richiamare delle evidenze contenute in un dossier Censis realizzato a maggio, periodo di rilevazione tra il 10 e il 27 aprile. Tutto il paese è stato messo, diciamo, sotto la lente, e quello che mi interessava evidenziare è che, chiaramente, durante il Covid sono i progetti, le applicazioni digitali sono inevitabilmente aumentate. Anche nei periodi in cui c'era l'accesso alle classi, si è diffuso ad esempio il modello della classe capovolta, per cui di fatto la lezione diventa il compito a casa, mentre il tempo in classe viene utilizzato per attività collaborative, esperienze, dibattiti, laboratori. E quello che mi interessava evidenziare è anche la crescente adozione di tecnologie per l'apprendimento attivo. Gli studenti come si stanno comportando in tutto questo? Secondo quanto riportato da questo dossier, in generale, il 98%, quindi diciamo la totalità degli studenti, ha mostrato un buono spirito di adattamento e collaborazione. A fronte di questo si rilevano comunque anche delle criticità. Perché? Perché con la didattica a distanza è più difficile coinvolgere pienamente gli studenti con bisogni educativi speciali, perché si sta assistendo a un aumento degli abbandoni scolastici, perché sicuramente la modalità della didattica a distanza distanza e impone di ripensare anche i metodi di valutazione dei livelli di apprendimento, evidentemente. Detto questo, a livello di analisi del presente e del futuro, lo stesso sondaggio, lo stesso dossier ci evidenzia come, da un lato, i dirigenti scolastici evidenzino, nel 61% dei casi, una
mancanza, diciamo, a livello culturale della scuola italiana nei confronti della didattica a distanza. Dall'altra però si prende consapevolezza di come, nell'84% dei casi questo, la didattica a distanza sarà parte del nostro futuro. Quindi in questo quadro generale, io partirei dal dottor Andrea Bollini, quindi questo quadro generale si riferisce alla DAD all'indomani dello scoppio della pandemia. Oggi, dopo mesi di rodaggio, qual è la situazione attuale? Quali sono le criticità, se ancora ce ne sono, da risolvere? Quali sono i benefici avvertiti dall'istituzione scolastica e dai discenti? La ringrazio. Grazie per averci dato l'opportunità anche di fornire a questo convegno, a questa testata, alcuni dati, alcune evidenze che in qualche modo emergono da questi mesi di sperimentazione. Beh, innanzitutto dobbiamo dire che negli ultimi anni, a partire dal 2015, il Piano Nazionale Scuola Digitale ha investito complessivamente 1,9 miliardi di euro. E la stessa OCSE, nell'ultimo rapporto, sottolinea come l'Italia è uno dei paesi che è cresciuto di più per quanto riguarda l'infrastrutturazione digitale. Nell'ultimo anno, grazie agli investimenti ulteriori che ci sono stati investiti, di questi 1,9 miliardi, 413 milioni di euro. Quindi, diciamo che l'ultimo anno sicuramente ha dato un'accelerazione, ha fatto capire anche l'importanza della digitalizzazione della scuola, ma è stato possibile allestire in brevissimo tempo una nuova modalità di didattica completamente a distanza grazie anche a questi investimenti degli anni passati, investimenti che devo dire hanno consentito alle scuole di potersi dotare di oltre 1.200.000 dispositivi. Nell'ultimo anno sono riusciti a dotarsi di ulteriori 400.000 dispositivi, per cui siamo riusciti a raggiungere il 97,4% degli studenti. Quindi complessivamente nella fase di didattica a distanza, grazie anche agli ultimi investimenti, si è riusciti ad avere una copertura vastissima di quello che è appunto la popolazione studentesca. Dobbiamo anche dire che l'Italia ha sperimentato, diciamo nostro malgrado, il più grande laboratorio di didattica digitale a livello europeo per numero di scuole, docenti e studenti iscritti a piattaforme di e-learning. Per cui grazie a questo oggi ogni scuola ha una propria piattaforma di e-learning, cosa che prima non accadeva di certo, perché sicuramente le scuole hanno sempre svolto una didattica digitale, oltre l'85% delle scuole lo hanno fatto negli anni precedenti, ma una didattica digitale in presenza, perché la didattica attraverso gli schermi è soltanto una tipologia di quella che noi chiamiamo didattica digitale. Per cui complessivamente riteniamo che gli sforzi che sono stati fatti negli anni precedenti e negli ultimi anni hanno portato il nostro paese a dare una risposta tempestiva alla necessità comunque di assicurare, di erogare, con tutti i limiti che comporta anche una didattica non in presenza, di poter continuare a erogare il servizio scolastico.
Sicuramente sono ancora tanti i punti di criticità. Abbiamo fatto un passo avanti nell'infrastrutturazione digitale, tra l'altro il periodo della pandemia ha anche consentito l'accelerazione degli investimenti sul piano scuola, che ha consentito di investire 400 milioni di euro per connettere tutte le scuole in banda ultralarga, e quindi nei prossimi mesi ci auguriamo di poter con il rientro in presenza al 100% di tutti gli studenti, di poter avere anche delle scuole maggiormente attrezzate per quanto riguarda la connettività. Le criticità che permangono sono sicuramente legate alle competenze digitali dei docenti, competenze come lei ricordava prima, che devono in qualche modo incontrarsi con le nuove metodologie didattiche, perché non è possibile svolgere una didattica digitale mantenendo i precedenti metodi, quindi aprirsi molto di più ai metodi collaborativi, cambiare anche le metodologie e le tecniche di valutazione. Su questo punteremo soprattutto anche con i fondi che perverranno all'interno del piano nazionale di resilienza, proprio per poter attrezzare meglio i docenti, anche se due docenti su tre proprio durante questo periodo si sono formati sulla didattica a distanza. Ma bisogna proseguire questi investimenti, così come bisogna proseguire gli investimenti per l'infrastrutturazione digitale, un po' per l'obsolescenza, un po' per le nuove anche strumentazioni legate ad esempio alla realtà virtuale, alla possibilità di diffondere l'utilizzo della robotica educativa in tutti i cicli di scuole. Bene, complessivamente questa esperienza ha consentito a tantissimi docenti e studenti di poter utilizzare con più dimestichezza gli strumenti digitali e i fili didattici, ma al tempo stesso a stimolare, guardando al rientro complessivo di tutti gli studenti, a stimolare l'utilizzo del digitale nella didattica in presenza, cosa che è già stata fatta in questi anni ma che dovrà essere sempre più sviluppata affinché il digitale non sia percepito soltanto come un'attività da svolgere all'interno di un qualche laboratorio, ma che in ogni classe possano esserci gli strumenti utili a docenti e a studenti per poter svolgere tutte le attività all'interno delle singole discipline utilizzando appunto le risorse digitali. Grazie mille, grazie per l'intervento esaustivo che ci ha permesso di capire e di fare effettivamente il punto su quello che è poi l'utilizzo del digitale più a livello generale, non solo diciamo per fronteggiare questa esigenza più strettamente legata al distanziamento sociale e quindi al bisogno di erogare questi servizi educativi attraverso lo schermo, perché effettivamente anche attraverso la classe, la lavagna eccetera è possibile comunque avvalersi e sarà sempre più possibile avvalersi, pensiamo anche agli sviluppi del 5G in termini di realtà aumentata eccetera, di strumenti nuovi che permetteranno anche ai nostri studenti, a noi anche di compiere delle esperienze anche educative assolutamente di qualità. E mi dicono che è stato lanciato il sondaggio e quindi chiederei ai partecipanti di cominciare a rispondere. Il sondaggio in particolare vuole
diciamo, scandagliare la vostra idea su questa domanda. La DAD, seppure introdotta per far fronte alla necessità di contrastare i contagi, sta mostrando le nuove opportunità che la tecnologia offre alla didattica. Si ritiene che tale nuovo modello formativo potrà affermarsi come strumento d'ausilio alle modalità tradizionali di insegnamento? Vi invito a rispondere così da capire anche, diciamo, il vostro punto di vista. E adesso io proseguirei con il dottor Allegra e CNR. In particolare, in generale, diciamo, uno dei rischi che la DAD porta, ma in generale la didattica attraverso appunto l'utilizzo di strumenti digitali porta, è il rischio di una mancanza di un modello pedagogico sottostante che sia proprio pensato e progettato ab origine per essere fruito in modalità online. Quindi vorrei che lei ci riferisse circa il grado di maturità raggiunto dal nostro sistema a livello generale in termini di integrazione di strumenti e metodi basati sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La ringrazio. Grazie a lei, buon pomeriggio a tutti. Sì, effettivamente questo è il problema centrale per attivare una didattica a distanza efficace. Questo riguarda naturalmente qualsiasi tecnologia, quindi anche se pensiamo all'utilizzo di tecnologie in classe, come accennava prima il dottor Bollini, dobbiamo pensare alla metodologia più efficace per utilizzare quella tecnologia. Quindi il metodo è al centro dell'efficacia, quindi che è quello che rende il risultato effettivamente valido. Sentiamo uno sguardo veloce a quello che è successo durante queste due fasi della pandemia. Naturalmente l'indagine del Censis a cui lei faceva riferimento è, come diceva lei, dell'aprile di quest'anno e quindi è relativa alla prima fase della pandemia, che naturalmente, anche possiamo dire per fortuna, è decisamente diversa da quella che stiamo attraversando attualmente. Prendo anche spunto da quello che è il titolo della sessione, che mi piace molto, gli effetti digitali del coronavirus. Il titolo mi piace perché unisce qualcosa di strettamente fisico, come appunto il coronavirus, al concetto di digitale. Ed è esattamente quello che è successo nella scuola a marzo, dove improvvisamente la scuola si è trovata catapultata da un contesto fisico come appunto quello della classe, della scuola, a quello digitale della didattica a distanza. Era preparato il mondo della scuola? Naturalmente no, come non eravamo preparati tutti noi a cambiare modo di vivere, modo di lavorare, eccetera. Però il mondo della scuola, a partire dal ministero, i dirigenti scolastici, i docenti, gli studenti e non ultimo le famiglie che hanno supportato il mondo dell'istruzione nel attivare questa nuova modalità di didattica, ha reagito in tempi rapidissimi. Diverse indagini, anche una che abbiamo fatto in istituto, evidenziano come in poche settimane gran parte delle scuole avevano attivato la didattica a distanza. Naturalmente in quella prima fase era una didattica a distanza di emergenza, come ormai viene definita anche in letteratura. Infatti sono stati fatti per quel periodo molti studi a livello internazionale, in quanto improvvisamente, diciamo, si è attivato un enorme laboratorio di didattica a distanza. Anche i dati dell'UNESCO ci evidenziano che, diciamo, oltre 1 miliardo di studenti si è trovato a fare lezione da casa. Quindi si è passati fondamentalmente da un periodo in cui l'utilizzo delle tecnologie per la didattica, quindi più in generale, non soltanto didattica a distanza, era limitato a contesti di, quindi, sperimentazione e ricerca o a progetti di innovazione didattica finanziati per esempio dallo stesso Ministero o dall'Unione Europea. Quindi da questo utilizzo si è passato invece a mettere in pratica, attivare, utilizzare tecnologie per tutte le attività. Non è andato tutto bene, questo è naturale, è impossibile, perché si è agito di premura, quindi per cercare di riattivare il tutto in tempi rapidissimi, e comunque mancavano dei tasselli per supportare l'introduzione della didattica a distanza e renderla realmente efficace. Naturalmente c'erano delle carenze di infrastrutture, che nel frattempo, ripeto, sono state anche in buona parte colmate, e anche di metodo, quindi i docenti non erano preparati a fare didattica a distanza, per cui la modalità che è più naturale, che è stata utilizzata nella prima fase, è quella di un'erogazione, quindi trasferire il modello in presenza a quello a distanza, anzi
sì, possiamo anche aggiungere con qualcosa in meno rispetto al modello in presenza, perché la tecnologia in quel caso limitava di più delle attività in presenza. Naturalmente quella non è la didattica a distanza che si studia appunto in ambito, diciamo, di scientifico e di ricerca. La didattica a distanza non è qualcosa, non è un tema di ricerca nuovo, è qualcosa che c'è da oltre 30 anni. Anzi, ricordo che uno dei primi progetti, quando sono entrato al CNR, l'Istituto per le Tecnologie Didattiche, uno dei primi progetti su cui ho lavorato era proprio sulla didattica a distanza. Naturalmente, parliamo ahimè di 30 anni fa, le tecnologie erano completamente diverse, oggi abbiamo veramente tantissime tecnologie in più, abbiamo la possibilità di scegliere le tecnologie in base all'attività didattica e anche alla disciplina che vogliamo, su cui vogliamo fare appunto lezione. Quindi nonostante comunque la didattica a distanza non fosse, non sia una novità, di fatto non è riuscito, diciamo, a penetrare nel sistema educativo, il suo utilizzo era stato abbastanza occasionale. Il primo effetto digitale del Covid è stato proprio questo: la tecnologia è entrata prepotentemente in classe e naturalmente rimarrà anche al termine della pandemia. E come diceva il dottor Bollini, rimarrà non soltanto per fare didattica a distanza, ma per fare nuova didattica innovativa, in cui appunto si possono creare anche dei percorsi misti tra didattica digitale, didattica in presenza, o anche quella che più recentemente viene chiamata quindi la classe ibrida, in cui si mescolano appunto momenti di didattica a distanza con quelli in presenza. Anche in base a diverse necessità, si faceva prima accenno al problema che alcuni studenti si sono trovati ulteriormente svantaggiati con queste modalità, è verissimo, quindi abbiamo avuto un abbandono maggiore degli studenti più fragili, gli studenti in difficoltà. Al contrario però possiamo, progettando e programmando bene le attività, includere di più questi studenti. Naturalmente questo è un progetto complessivo che riguarda la scuola, ma che riguarda anche più in senso ampio la politica. Altro aspetto che a fine dell'anno scorso si è cominciato ad analizzare è stato l'aspetto della valutazione di queste attività e a progettare la didattica per questo anno scolastico. Per questo motivo adesso i risultati sono completamente diversi. È vero che non ci sono ancora delle indagini che analizzino in dettaglio la didattica di questa seconda fase della pandemia, però basta parlare con i docenti, con i dirigenti scolastici per percepire che adesso va molto meglio e che la didattica è molto più organizzata. Per questo, anche perché i docenti sono più consapevoli, sono più preparati. È stato fatto uno sforzo enorme anche dal punto di vista della formazione dei docenti. Sentivo proprio ieri che in questo periodo oltre 570.000 docenti hanno seguito percorsi di formazione sulle metodologie e le tecnologie per la didattica. Quindi tantissimo, cosa che finora, insomma, un risultato di questo tipo non si è raggiunto. È chiaro che i docenti sono 800.000, quindi bisogna raggiungerli tutti, ed è chiaro anche che la formazione dei docenti su questi temi deve essere continua, proprio perché le tecnologie hanno un'evoluzione rapidissima. Appunto, cominciamo a parlare di realtà aumentata, che sicuramente dal punto di vista dell'apprendimento ha delle notevoli potenzialità, però è qualcosa che ancora oggi è particolarmente, diciamo, sofisticato, e per introdurla nei percorsi della didattica ci vuole notevole competenza. Però questo sicuramente è stato un secondo effetto, ecco, del coronavirus sulla didattica, cioè quello delle competenze dei docenti sulla didattica digitale, ed è anche questo un effetto permanente che rimarrà anche nei prossimi anni.
La ringrazio e prima di andare avanti volevo rapidamente leggervi le evidenze emerse dal sondaggio, così anche da darvi un po', diciamo, il senso di quella che è la percezione da parte di chi ci sta ascoltando. E ci stavamo chiedendo se il nuovo modello formativo potrà affermarsi come strumento d'ausilio alle modalità tradizionali di insegnamento. Ebbene, la risposta è stata sì, penso sia auspicabile per il 40,38%, sì, penso sia inevitabile per il 21,15%, no, il sistema paese ancora non è pronto, quindi 11,54%, e no, si tratta di un modello incapace di offrire soluzioni efficaci, 26,92%. Ora, commentando questi dati, diciamo, emergono le criticità. Mi veniva, prima di passare la parola, diciamo, agli esponenti più lato Unione Europea, rappresentanti, diciamo, istituzioni europee, condividere con voi un paio di temi. In particolare il ruolo delle famiglie, cioè abbiamo detto che è in corso una campagna formativa e informativa per i docenti per fare in modo, diciamo, che la didattica a distanza non sia uno strumento svilito, ma sia uno strumento che dia maggiori potenzialità in questa fase dove poi di fatto è obbligatorio, ma comunque che offra degli strumenti di ausilio ulteriori anche nel futuro. In tutto questo c'è anche il ruolo, diciamo, delle famiglie e degli alunni, perché abbiamo, soprattutto in questi mesi, in classi intere che gioco forza devono stare a casa, isolamento, eccetera, ci sono bambini che non sanno usarlo, lo strumento digitale, pur sapendo usare lo smartphone, famiglie che non sono in grado di sostenerli perché c'è lo smart working, perché non hanno magari neanche loro le adeguate skills. Quindi volevo capire da voi quale sarà, diciamo, il punto, la sintesi di questa situazione, quale sarà lo strumento da utilizzare per accrescere anche la formazione delle famiglie a livello nazionale. Poi mi ricollegherò subito dopo al contesto europeo perché è una domanda, diciamo, collegata alle skills. Se volete rapidamente dare un check su questo, poi vado avanti. Ma certamente abbiamo citato studenti e docenti, ma dobbiamo anche riconoscere il grande lavoro che è stato fatto dalle famiglie, anche in qualche modo il governo ha cercato di favorire sia attraverso il lavoro agile sia attraverso i congedi la possibilità per i genitori di occuparsi del bambino. Ripeto, è stata un'esperienza che ha visto la didattica a distanza assorbire al 100% tutte le attività di didattica e naturalmente il ruolo di affiancamento che di solito viene svolto a scuola dal docente è stato supplito dal genitore. E quindi da qui può sicuramente nascere anche un nuovo patto educativo proprio per fare in modo che questa esperienza di didattica digitale attraverso l'utilizzo delle piattaforme di learning possa diventare strutturale anche nel cambiamento dei cosiddetti compiti a casa, cioè possa effettivamente, come veniva ricordato prima, favorire una didattica rovesciata in cui la parte, diciamo, di apprendimento che viene svolta in classe possa essere integrata anche con quella che viene svolta a casa. Quindi siamo di fronte a delle sfide che avremo nei prossimi mesi davanti e quindi ci dobbiamo attrezzare anche grazie allo sforzo economico che ci sarà con il Next Generation EU, proprio pensando alle nuove generazioni. Indubbio che il ruolo del genitore e della famiglia sia un ruolo sempre più proattivo di coinvolgimento nell'azione didattica in continuità con quella della scuola e tutto questo forse si può realizzare meglio anche attraverso l'utilizzo degli strumenti digitali. Sappiamo quanto ad esempio il registro elettronico è stato d'aiuto in questa fase e quanto possano essere potenziati gli strumenti di comunicazione con le famiglie proprio a partire dal digitale. I colloqui con i genitori, i tradizionali colloqui dei genitori nelle scuole superiori quest'anno sono stati svolti interamente online e anche in maniera molto più ravvicinata, così come le barriere fra
studenti e docenti si sono fortemente allentate perché si è creato un dialogo continuo attraverso gli strumenti di comunicazione. Quindi questo può rappresentare una opportunità. È chiaro però dai risultati del sondaggio, e con questo chiudo, che molti ragazzi sono anche stufi di una didattica digitale che viene veicolata solo attraverso gli schermi, costringendoli ad essere chiusi in casa e anche isolati da tutto il contesto. Quindi quei dati del sondaggio forse risentono anche di tutto questo, e sarà ovviamente una nostra operazione culturale di comunicazione fare in modo che i ragazzi possano tornare a vivere la didattica digitale a 360 gradi e non soltanto così come l'hanno vissuta in maniera forzata in questi mesi. Certo, questo è l'auspicio di tutti, che ritrovata la socialità, il contatto umano, si stabilizzi però questo effetto positivo prodotto nostro malgrado dal Covid in termini di avvicinamento degli italiani, che notoriamente sono refrattari ai servizi digitali. Quindi speriamo che si stabilizzi come una buona pratica e che continui nel tempo e anzi cresca. Passerei adesso al contesto europeo e con la dottoressa Bernini, Fabrizia. Allora, la Commissione europea sappiamo è da diversi anni molto attiva per favorire l'acquisizione di skills e incentivare anche le skill. Posto che a livello nazionale il tema delle skills, l'abbiamo già detto, rappresenta una delle principali criticità da superare per l'affermazione del digitale e della didattica in particolare, a distanza e digitale in particolare, le chiederei di fornirci un quadro sintetico di quella che è un po' la prospettiva europea e il tipo di impulso che sta provenendo appunto dall'Unione. Grazie mille. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito e questa opportunità di presentare il punto di vista europeo. Dunque, come sapete, l'istruzione è una competenza nazionale, quindi gli stati membri sono in prima linea e l'Europa è a supporto. Ma detto questo, non vuol dire che l'istruzione non sia una delle preoccupazioni maggiori di questa Commissione, e la nostra Presidente ha detto in modo molto chiaro: nessuno deve essere lasciato indietro. Quindi l'istruzione e le competenze digitali devono essere viste non soltanto come nell'ottica degli studenti, ma come abbiamo sentito anche dai relatori precedenti, nell'ottica delle famiglie, perché una competenza digitale di base è necessaria per poter avere una cittadinanza piena. E appunto questo sforzo lo faremo, lo stiamo facendo insieme, lo monitoriamo insieme tramite il Digital Economy Society Index, che è un rapporto annuale su base degli indici degli istituti nazionali di statistica, e nei quali in effetti le criticità italiane sono messe in evidenza. Comunque sono già state dette, è inutile ripetere. Guardando avanti e guardando quello che si può fare, a ottobre la Commissione ha lanciato un piano d'azione per l'istruzione digitale, perché ottobre, dopo l'inizio della crisi, già con un minimo di riflessione su quello che erano gli impatti sugli studenti, sui cittadini, sulle famiglie, con una serie di azioni ben specifiche che evidentemente, come prima cosa, parlano di connettività delle scuole, quindi la capacità di essere connessi, e questo è particolarmente importante, gli incentivi per l'uso delle diverse tecnologie, che ripeto non è semplicemente l'accesso al tablet, che da solo non risolve il problema, e poi l'apprendimento dell'informatica, che deve toccare a tutti i livelli: cittadini, istruzione primaria, liceo, università, competenze digitali avanzate sulle tecnologie. Quindi questo, diciamo, il quadro è stato messo, è stato chiaramente identificato. Quello che adesso bisogna vedere sono gli strumenti, come riuscire ad attuarlo. Adesso abbiamo dinanzi a noi, tutti gli stati membri hanno dinanzi a loro la possibilità di utilizzare il fondo per la resilienza, che come sapete l'Italia sta lavorando alla preparazione di un piano nazionale, così come gli altri stati membri, e ci auspichiamo che i negoziati per l'adozione dei fondi, di questo fondo, possano essere conclusi
quanto prima. Abbiamo un summit 10 e 11 di dicembre e evidentemente ci auguriamo tutti che possa essere risolutivo. Allora, che cosa prevede questo fondo? Ma intanto prevede una capacità di fuoco che è particolarmente importante, sono 672,5 miliardi, che se sommato al bilancio dell'Unione sono 1.824 miliardi di euro nel periodo di 6 anni. Allora, questo cosa significa per l'Italia? Significa che avrà a sua disposizione una delle fette maggiori del Fondo di Resilienza, appunto perché è stata colpita in modo così duro dalla pandemia, ma significa anche per il digitale che 20% di questa somma dovrà essere obbligatoriamente dedicata e utilizzata per il digitale. Non solo, ma questa somma dovrà anche essere, questo piano dovrà anche contenere delle misure che rispondono alle criticità che sono state identificate nelle raccomandazioni specifiche per paese, che come forse sapete è un esercizio che la Commissione fa ogni anno insieme al Consiglio, dove per ogni Stato membro si identificano i punti di debolezza e i punti di forza delle proprie economie. Ecco. Questi soldi dovranno anche essere utilizzati per far fronte, per rispondere a queste criticità. E una delle criticità che è identificata per l'Italia sono appunto le competenze digitali. Quindi siamo molto fiduciosi che si possa andare avanti in questo senso. Abbiamo visto già la presentazione di un piano di competenze digitali a luglio. Oggi stesso c'è stato il lancio, ero presente sempre per remoto purtroppo con la ministra Pisano, per la coalizione delle competenze digitali e di lavoro, che mette insieme diversi elementi della catena, perché il problema delle competenze digitali è che toccano la scuola, il lavoro, i cittadini, i ricercatori, toccano tutta una serie e soprattutto la forza lavoro. Tutta una serie di interlocutori che appartengono naturalmente, tradizionalmente, sia in Europa che negli Stati membri, a diversi ministeri e a diversi enti. Quindi la cosa principale è riuscire a creare delle sinergie per creare una catena virtuosa che va dalla scuola primaria al liceo, all'università e al cittadino, in modo da dare la possibilità che queste tecnologie siano utilizzate per avanzare il paese, avanzare i cittadini e non creare una divisione digitale, del sapere digitale, che sarebbe inaccettabile nel nostro contesto. Quindi a voi, se volete, posso rispondere a una domanda o qualsiasi domanda che riteniate utile. Grazie. Grazie mille, adesso finirei col giro e poi assolutamente sì, se ci saranno domande molto volentieri le sottoporrò. Chiuderei con l'onorevole Smeriglio, partendo dalla sua profonda conoscenza che ha, insomma, del contesto sociale e territoriale italiano e alla luce di quella che è la prospettiva europea in materia che già, diciamo, c'è stata in parte descritta, vorrei avere il suo punto di vista su quelli che sono gli strumenti di integrazione della DAD all'interno di quell'esigenza che è evidentemente ineludibile di assicurare la didattica in presenza e tutti i benefici che essa offre. E quindi le opportunità che quest'ultima garantisce in termini di socialità, confronto, scambio di esperienze. Grazie mille. Sì, grazie a voi, a lei, grazie per l'invito e dell'opportunità. Penso che noi non dobbiamo mai dimenticare che il contesto che stiamo vivendo non l'abbiamo scelto, è un'emergenza che ha colto quasi tutti impreparati, quasi tutti su quasi tutto, quindi dal trade alla formazione ai rapporti internazionali, quindi un evento mondiale che nel caso di specie ha coinvolto 194 paesi, 1.600.000.000 di studenti, il 91% della popolazione studentesca, è stata comunque, ha impattato con questa situazione. E abbiamo registrato i ritardi, le difficoltà, le fragilità su cui magari si stava lavorando da prima, ma è evidente che
dentro il lockdown in particolare e dentro ancora questa fase purtroppo abbiamo assistito a un balzo, a una sorta di digitalizzazione forzata dentro un'emergenza e non dentro un processo programmato, scelto, voluto. È importante perché ricordare questo aspetto, perché da qui capiamo le difficoltà di uno studente su 5 a fare i conti con le competenze digitali, capiamo le difficoltà ammesse dal corpo docenti, circa la metà, insomma poco anche più della metà si è espresso in termini di non adeguatezza alla gestione delle tecnologie digitali. Su questo ovviamente c'è un lavoro degli stati membri, ognuno per sé, che è pure un problema ovviamente, e c'è un piano d'azione. Ieri è stato presentato il piano d'azione per l'educazione digitale della Commissione, presso la Commissione Cultura del Parlamento, in cui sono stati, diciamo, esposti gli obiettivi, tutti condivisibili, i problemi, le eventuali risorse su cui lavorare, l'obiettivo massimo al 2025 del 70% delle persone tra i 16 e i 74 anni, perché questo tema riguarda la scuola, ma riguarda l'intera dimensione della nostra società, che appunto hanno un problema di sviluppare le competenze digitali di base. Si è parlato del bench learning, cioè banalmente prendere atto anche che qualcuno ha fatto meglio di qualcun altro e quindi copiare per bene, prendere atto di buone pratiche che si sono sviluppate, dei problemi legati alla disabilità. Insomma, il tema delle competenze digitali ha a che fare col sistema scolastico come ha a che fare con l'intera nostra società che ha impattato con questo problema, e quindi i problemi di connettività, di attrezzature, anche dei processi formativi stessi, della banda larga, sempre diciamo anche questa relativa alle competenze degli stati nazionali e a come riorganizziamo un po' il tutto. Ecco, io mi permetterei, detto questo, di magari spostare un pochino l'attenzione rispetto a una dimensione e un dibattito che si è sviluppato dentro l'emergenza. Intanto va connesso con la discussione sulla piattaforma pubblica europea, e cioè c'è un tema generale. Noi abbiamo visto le grandi corporation, soprattutto quelle dell'intrattenimento, hanno fatto soldi a palate durante questa fase inevitabile, ma noi abbiamo bisogno anche di infrastrutture pubbliche che hanno a che fare anche con l'intrattenimento, ma hanno a che fare con la formazione, con la privacy, con la lotta alle fake, con la telemedicina. Cioè una grande discussione, un grande progetto che sta partendo presso le istituzioni europee, esattamente su come garantire la dimensione pubblica di una piattaforma che possa supportare anche la didattica. Due, interrogarci un po' di più sui setting di apprendimento. Questo è un tema decisivo che riguarda sia gli aspetti materiali che quelli immateriali, senza indugiare con lo stigma verso i ragazzi e le ragazze, perché in ogni caso, siccome di emergenza parlavamo, fare formazione in cucina, al bagno, sdraiati sul letto, non è normale, è una emergenza dalla quale dobbiamo apprendere noi, ragionare, riflettere e indugiare non sulle responsabilità delle istituzioni pubbliche, ma sui comportamenti dei singoli, è una parte della verità che dobbiamo ricostruire. Noi ci dobbiamo occupare non di avere un atteggiamento in qualche modo moralistico, ma risolvere i problemi, le infrastrutture, i contesti in cui i ragazzi e le ragazze, perché la scuola
dovrebbe essere pensata per i ragazzi e le ragazze, cioè per l'utente ultimo, per il cittadino in formazione, no? La cittadina in formazione. In questo contesto forse riscopriamo l'importanza della conoscenza come dimensione di bene comune, come stiamo riscoprendo sulla sanità, cioè sul valore d'uso e non solo sulla dimensione competitiva, ma sul valore d'uso che ha rispetto all'empowerment della persona, la conoscenza, la formazione, i processi di formazione formatori e di formazione dei discenti. Su questo anche il recovery può aiutarci, non deve diventare, diciamo, il tocco del re taumaturgo, ma insomma può aiutarci, perché non tutto sarà possibile farlo con il recovery, alcune cose sì, alcune cose l'ha indicate la Presidente von der Leyen quando ha lanciato non solo il ragionamento sulla digitalizzazione ma anche sul Bauhaus europeo, cioè siccome noi ripensiamo 35 milioni di stabili pubblici in Europa, che significa ragionare anche su come avviene, come noi ripensiamo, questa è una grande discussione anche, come ripensiamo i setting di apprendimento, come mettiamo al lavoro non solo gli ingegneri ma gli architetti, i sociologi, gli psicologi, le neuroscienze, come cogliamo dentro l'emergenza, come ci poniamo il tema della povertà educativa, della dispersione, povertà educativa che spesso è legata anche alla povertà più generale, ma anche no, come tanti studi sul nord-est italiano hanno dimostrato, in cui ha una ricchezza, diciamo, di portafoglio coincideva una povertà e una dispersione alla povertà educativa. Ecco, come si decodifica il contenuto? Come si decodifica il contenuto? Perché è vero che in tante famiglie non esistono i supporti digitali per, ma in tante famiglie delle aree interne, delle nostre periferie, nelle case non c'è manco un libro, non è che non c'è il supporto digitale. E quindi noi dobbiamo porci un tema più grande di come si avvia in qualche modo la decodifica dei contenuti. Su questo la dimensione casalinga va bene nell'emergenza, ma non va bene, non va bene perché produce alienazione, produce gender gap, produce violenza a volte, produce un carico familiare spesso sulle donne, produce isolamento. Quindi quando parliamo anche della necessità dopo l'emergenza delle forme di apprendimento digitale, ragioniamo su degli hub nelle aree interne, nelle aree più periferiche, come rimmaginiamo la mobilità delle persone o la vivibilità dei nostri quartieri, soprattutto quelli con meno servizi, intorno alla dimensione dell'apprendimento. Io penso che come noi riprogettiamo gli spazi in cui viviamo e in cui apprendiamo, io penso che è questa la grande sfida di questa fase, non solo dell'emergenza ma della riprogrammazione e della modificazione del nostro modello di società e di sviluppo, senza rinunciare alle relazioni. Ecco, ho finito. La formazione ha a che fare con le relazioni, con l'errore, con le esperienze, con lo scambio, con la cooperazione, la ricerca. Alcune materie, discipline possono essere gestite benissimo a distanza, altre per nulla, ma comunque dentro la relazione. Quindi il nostro obiettivo è sempre quello di stare sull'innovazione, utilizzare al meglio gli strumenti che la scienza ci propone, ma avendo un progetto sulla persona in formazione. Questo è il mio cruccio in questo momento, sapendo che in un mondo normale si deve andare a scuola, si deve tornare a teatro, si deve tornare al cinema, allo stadio, insomma, ecco, non rischiamo, secondo me, a volte di starare la nostra discussione perché viviamo in un momento di emergenza, ma dovremmo avere quella capacità in cui appunto da un lato un occhio guarda l'emergenza e l'affronta e prova a risolverla e l'altro invece si deve permettere una scommessa sul futuro e su come noi ripensiamo
i modelli educativi e di apprendimento. La ringrazio per la ricchezza di spunti che ci ha dato, che ci permettono di intanto di ripensare proprio il modello educativo, ma proprio come concetto di istruzione, per declinarlo poi per le sfide del futuro. E mi permette anche di riallacciarmi a delle domande che sono state formulate proprio da quelli che sono i destinatari ultimi di tutta questa nostra discussione, ossia gli studenti. Quindi io vi sintetizzo le domande che ci sono state formulate e che in parte ripropongono gli stessi temi dell'onorevole Smeriglio, così da darvi la possibilità a chi vuole di rispondere prima di arrivare alla conclusione dei lavori del panel. Allora, ci sono delle domande che provengono dal liceo Giulio Cesare, e in particolare gli studenti, immagino, non so chi l'abbia formulata, comunque immagino proprio di sì dal tenore, ci fanno osservare due aspetti in particolare. Allora, il primo è quello che in media una didattica a distanza ci impegna gli studenti 6 ore davanti allo schermo. A queste 6 ore si aggiungono ulteriori ore, evidentemente, per lo svolgimento dei compiti, per le relazioni magari col professore quando serve un chiarimento, un collegamento, e tutto questo potrebbe portare anche dei danni della digitalizzazione sulla salute di chi fruisce in maniera così massiva di uno schermo, che sia un tablet, che sia un computer. Secondo profilo, di cui parlava anche l'onorevole Smeriglia, riguarda gli aspetti più, diciamo, psicologici di tutto questo. Cioè, si parla di una forzatura, di una chiusura insuperabile che ci colpisce, li colpisce di mattina, di pomeriggio, e che spesso si protrae per i compiti durante tutta la giornata. E quindi questo sta provocando uno scollamento dal punto di vista della socializzazione grave con i propri coetanei, con i propri insegnanti, quindi si sta perdendo un po' di quella dimensione sociale, che poi è forse quello che rimane di più oltre all'aspetto più, diciamo, di contenuti e di nozioni. Quindi volevo sapere un po' il vostro punto di vista su questi rilievi e anche un pochino su quelle che sono le criticità e le sfide per il futuro di cui ci parlava anche l'onorevole Smeriglio. Non so se vuole cominciare Ministero oppure il dottor Allegra al CNR, diteci voi come preferite. Noi accogliamo, molto brevemente, accogliamo sicuramente questa sollecitazione degli studenti. Sapete bene che il Ministero dell'Istruzione non si è mai fermato in questi mesi, abbiamo veramente, letteralmente lavorato notte e giorno, non ci sono state ferie, proprio per riaprire le scuole. E i ragazzi hanno ragione a chiedere la riapertura delle scuole. Noi come Ministero, ma anche la nostra Ministra, si sta battendo tantissimo su questo, e quindi non possiamo che essere d'accordo con quello che hanno chiesto gli studenti. È necessario tornare in classe, soprattutto gli studenti del secondo ciclo, gli studenti della seconda e terza media hanno tutto il diritto a tornare in classe. Abbiamo attrezzato le scuole con tantissime risorse anche per l'edilizia scolastica, abbiamo assicurato le misure di distanziamento, auspichiamo che al più presto si risolvano anche le questioni relative al trasporto e anche al tracciamento da parte delle ASL. Però noi sosteniamo la battaglia dei nostri studenti. Sì, assolutamente. La ringrazio, prego. Assolutamente d'accordo. Non bisogna fare l'errore di vedere la didattica a distanza come qualcosa che va in contrapposizione con la didattica in presenza. Cioè, si deve tornare a scuola, è il contesto giusto per poter crescere, sviluppare cittadinanza, far crescere relazioni, condivisioni, confronti con i pari o con gli insegnanti. Quindi non c'è dubbio che dobbiamo tornare a scuola. Allo stesso tempo, la didattica digitale integrata, quindi non tanto la didattica a distanza, è uno strumento in più che ci troveremo anche in futuro per alcune situazioni particolari per le quali può essere assolutamente importante utilizzarla. Ad esempio, come abbiamo fatto anche delle sperimentazioni negli ultimi anni, il supporto ai ragazzi che non possono recarsi a scuola per motivi di salute, quindi la scuola in ospedale o la scuola domiciliare, quindi l'integrazione delle attività di questi ragazzi che per motivi vari, ma principalmente di salute, non possono recarsi a scuola. Ecco, in questa maniera, con questa infrastruttura anche molto potente che si è creata in questi mesi e con le competenze che i docenti hanno acquisito, potrà essere molto più semplice dare anche a loro l'opportunità di continuare a partecipare alle attività in classe attraverso le tecnologie.
In più, che consideriamo non soltanto la didattica a distanza, ma la didattica digitale, quindi l'utilizzo delle tecnologie per l'apprendimento, questo consentirà in classe, quindi anche negli spazi della scuola, di poter fare delle attività molto motivanti e che consentono ai ragazzi anche di acquisire delle competenze e delle abilità che sono importanti per la loro vita da cittadini nel futuro. Quali potrebbero essere, secondo lei, al di là dello strumento della didattica a distanza, che al momento sembra, diciamo, separare, perché separa di fatto, perché siamo costretti a stare separati, però domani potrà includere quelli che magari oggi non potrebbero in presenza invece partecipare, quindi fra un po' potrebbe avere, diciamo, l'effetto contrario. Però a livello generale, quando si parla di integrazione di tecnologie digitali all'interno di una didattica tradizionale, nel breve medio periodo, lei cosa ha in mente? Che tipo di strumenti? Cioè, la realtà aumentata arriverà in futuro quando faremo storia camminando tra le vie dei fori, probabilmente ci arriveremo. Però adesso cosa potremo fare nell'immediato? Non è un futuro così lontano, ma in realtà sono tantissimi gli strumenti che sono già utilizzati e che possiamo anche utilizzare quotidianamente nelle lezioni. Faccio un altro esempio di un'altra tecnologia che spesso viene o amata o odiata perché magari si reputa non adatta all'apprendimento, i giochi. I giochi digitali sono sicuramente degli strumenti che piacciono molto agli studenti che utilizzano quotidianamente anche per attività non ovviamente di apprendimento e che noi possiamo sfruttare per farli studiare in un modo che a loro piace di più. Devo dire anche che questi giochi nelle attività sperimentali, quando vengono, diciamo, conosciuti dai docenti, vengono anche molto apprezzati perché si rendono conto di come possono utilizzarli per rendere la didattica molto più piacevole e diversa e per anche poter fare delle attività che altrimenti non potrebbero fare. Faccio un brevissimo esempio: se noi abbiamo fatto un'attività, uno sviluppo sperimentale di un gioco sulla cultura d'impresa, quindi sulla entrepreneurship education, e in particolare in un ambiente simulato che abbiamo realizzato noi adatto per i ragazzi, in particolare della scuola superiore, possono prendere delle decisioni nella gestione di un'azienda, in particolare di un'azienda turistica, quindi di un villaggio. E lì i ragazzi hanno a che fare con dei numeri, hanno dei grafici, hanno degli andamenti dell'azienda, devono poter investire su una cosa o su un'altra in base a degli obiettivi o degli imprevisti. Quindi sono abituati a fare delle attività di prendere decisioni su un contesto ovviamente simulato in cui non possono fare danno, ma che si avvicina a quello della realtà. Ecco, questo tipo di attività, se non si fa con un ambiente di questo tipo, non si può fare. Studiare come gestire un'azienda soltanto sui libri rimane più pesante che non farli giocare a gestire un'azienda. E questo, sperimentandolo, diciamo, i risultati sono veramente eccezionali ed è molto apprezzato naturalmente, una volta che lo utilizzano anche dai docenti. Ecco, sfatare alcune di queste cose sulle tecnologie. Le tecnologie possono essere utili in contesti specifici, su attività specifiche, cambiando tecnologia a seconda del contesto. Altri esempi che si possono fare, che già insomma il Ministero su questo ha stimolato tantissimo, quindi per esempio il coding nella scuola primaria è un'altra attività molto importante che va nella direzione appunto di guidare i ragazzi nello sviluppo del pensiero computazionale e attraverso anche delle attività non necessariamente legate al computer, ma anche attraverso il gioco che è tipico dei bambini. Quindi esempi ne potremmo fare veramente tanti. La tecnologia è uno strumento molto potente, va utilizzato nel giusto contesto, nel momento opportuno della didattica, non è l'unico strumento per la didattica. È chiaro, se noi pensiamo nel futuro avremo una didattica interamente a distanza, speriamo proprio di no, insomma, nessuno mira a quello, neanche il più fanatico delle tecnologie può pensare a questo. Senta, parlando di tecnologie applicabili, mi sembra insomma uno degli aspetti poi di fatto più interessanti. Si citava prima, anche il dottor Bellini lo citava, l'utilizzo della robotica. Sì. Che tipo di applicazione potrà avere e in quali tipologie, diciamo, di studi, di classi? Cioè già dalle classi delle elementari oppure si ipotizza nelle classi più avanti? Ma per esempio la robotica in molte esperienze viene anche utilizzata proprio per lo sviluppo del pensiero computazionale, quindi riuscire a programmare un robot per fare delle azioni, raggiungere, seguire un percorso, fare delle attività, anche questo è qualcosa che porta i ragazzi a poter analizzare un problema, stabilire dei sottoproblemi per raggiungere una soluzione e poi quindi far arrivare il robot o comunque quello che è lo strumento alla soluzione finale. Quindi
anche lì sono, possono essere tantissimi gli ambiti di applicazione. Molto interessante. Volevo chiedere al dottor Bollini invece, si parlava prima di connettività, si parlava anche con, a livello di Commissione Europea, l'importanza che avranno i piani nazionali, visto che il 20% secondo le linee guida insomma, di settembre dovrà essere destinato al digitale, ci sono vari progetti faro, alcuni sono sulla connettività, ne abbiamo insomma, già parlato un pochino prima, e chiaramente le skills saranno un altro dei temi. Dal punto di vista della connettività, sappiamo che è stato un po' rimodulato il piano banda ultralarga per arrivare a offrire maggiore connettività alle scuole. Sapevo che insomma, doveva partire più o meno a ottobre, dopo i bandi, eccetera. Volevo capire un momento a che punto siamo su questo. Sono già partite le fasi più operative o siamo in fase di, diciamo, stiamo allora, scaldando, partiremo presto? Sì, ovviamente le fasi attuative vengono seguite da Infratel che diciamo, sta procedendo con la gara, credo che la scadenza per la presentazione delle offerte sia il 5 dicembre, quindi ci auguriamo che per gennaio partano già i lavori. Su questo dobbiamo dire che inizialmente erano stati previsti 200 milioni, sono stati raddoppiati a 400 milioni, quindi questo ci consentirà di portare la fibra su tutte le scuole del primo e del secondo ciclo. E sarà una fibra che garantirà per 5 anni, questo per così rispondere un po' anche alla sollecitazione dell'onorevole Smeriglio, per 5 anni sarà garantita la connettività pubblica, quindi tutte le scuole avranno una connettività fornita dalla parte pubblica. Oltre a questo stiamo proponendo una misura che sarà attiva anche grazie ai fondi che venivano ricordati prima dalla dottoressa Bellini per potenziare il cablaggio interno delle scuole, quindi fare in modo che tutte le reti interne possano essere in grado poi di poter adeguarsi alla banda ultralarga e quindi di poter avere una velocità di connessione il più possibile ampia proprio grazie alla banda larga. È chiaro che il tema della connettività, il tema dell'accesso alla rete è assolutamente centrale in questi ultimi anni, sono stati fatti dei passi in avanti, ma sicuramente il nostro paese, per quanto riguarda soprattutto la velocità di connessione, deve moltiplicare gli sforzi e quindi noi ci auguriamo che nell'arco di un paio d'anni, con l'attuazione del piano scuola del COBUL, possiamo migliorare anche da questo punto di vista. Grazie mille. Volevo chiedervi come ultima, diciamo, ultimo stimolo, non so se poi in realtà è un tema così attuale in questo momento, però volevo sentire la dottoressa Benini su questo, che dalla prospettiva europea, siccome la Commissione è molto attiva chiaramente per contrastare i fenomeni di disinformazione che durante la pandemia, diciamo, hanno proliferato per i motivi insomma, che sappiamo, attraverso il massiccio utilizzo di internet, piattaforme e quant'altro. Volevo capire, nell'esperienza della didattica a distanza, questo maggior utilizzo del canale digitale come strumento formativo, informativo, ha in qualche modo subito un qualche impatto legato appunto al dilagare della disinformazione a livello generale che ha caratterizzato i mesi scorsi? Nel senso, voi l'avete percepito anche nei modelli proposti poi dagli studenti che apprendono, fanno ricerche su internet, oppure è un qualcosa che è rimasto comunque esterno perché ben gestito dall'istituzione scolastica, seppur a distanza? In realtà è una domanda alla quale non si riesce a dare una risposta a livello europeo ora, perché le esperienze si effettuano e i casi si presentano a livello nazionale.
E quindi è in ciascun paese che le diverse esperienze si delineano e le varie criticità vengono prima identificate, dopodiché si passa a livello europeo. Per quanto riguarda la vista, diciamo, d'insieme, noi siamo sempre, se vogliamo, un anno in ritardo, perché i dati si raccolgono a livello nazionale e poi vengono da noi. Comunque, per quello che è la lotta della disinformazione, è assolutamente critico, assolutamente essenziale il rafforzamento delle competenze digitali, perché competenze digitali non è soltanto saper utilizzare un computer, è anche capire la traccia digitale che lasciamo quando navighiamo, e anche capire quali sono le varie sollecitazioni e come rispondere. Questo è veramente molto importante, è una parte integrale la capacità della di discernimento in qualche oggi. Modo la crescita, quella che è la capacità di discernimento di chi fruisce di un mezzo digitale. Nel contesto nazionale, esatto, avete avuto già qualche evidenza, qualche percezione in questo senso, oppure è ancora presto per tirare le somme su questo aspetto, quindi bisognerà attendere, diciamo, i prossimi mesi? Non so se il dottor Allegra o il dottor Bollini ha qualche suggestione su questo tema specifico. Questo presto, probabilmente. Sì, sulle competenze digitali è chiaro che è la nostra scommessa per il futuro. Sappiamo che le scuole devono attrezzarsi con un curriculum digitale, e questo curriculum digitale deve essere tarato trasversalmente a tutte le discipline, per cui lo accompagneremo con un grosso investimento di formazione dei docenti, ma al tempo stesso di adeguamento dei curriculi all'interno delle scuole. Le infrastrutture ci sono e ce ne saranno, saranno potenziate. Le dotazioni digitali ci sono e saranno ulteriormente finanziate. Quello di cui abbiamo bisogno è un utilizzo didattico, e l'utilizzo didattico si realizza attraverso un adeguamento dei curricoli delle istituzioni scolastiche, per cui su questo stiamo lavorando. Teniamo ovviamente conto i quadri di riferimento europei, stiamo lavorando affinché il DCOMP, appunto il quadro sulle competenze digitali dei cittadini europei, possa essere attuato con le necessarie gradualità fin dalla scuola dell'infanzia, e al tempo stesso i docenti acquisiscano tutte quelle competenze che sono previste nel DCOMP EDU, che è il quadro di riferimento europeo proprio sulle competenze che ciascun docente dovrebbe possedere. Quindi stiamo lavorando su questo proprio per poter dare una formazione che sia il più possibile globale e sistematica sulle competenze digitali. Dobbiamo passare dai progetti, dalle sperimentazioni, quelle che venivano dette prima, macchia di leopardo, quindi dalle progettualità singole a un modello di apprendimento curricolare che integri appieno l'utilizzo delle tecnologie digitali e quindi possa contribuire allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti. Grazie mille, grazie, perché dal dibattito è emerso, diciamo, un contesto fatto di luci e ombre, però tante opportunità per il futuro, quindi il piano nazionale, l'accesso alle risorse europee, il ripensamento a livello generale dei modelli educativi sarà una grandissima occasione per il sistema paese, proprio per collocarsi a livello formativo tra i best performer poi a livello europeo e non solo. Chiederei all'onorevole Smeriglio, se vuole, visto che ci sono stati una serie di stimoli su vari profili sociali legati alla salute, e se volesse anche lui operare le ultime considerazioni, così poi, insomma, chiudiamo i lavori del panel. Grazie mille. Le ultime suggestioni a chiusura, ripeto, è molto ricco il piatto, diciamo, pieno di argomenti. No, ma è importante ribadire che ci troviamo in una condizione, ripeto, non scelta. Speriamo che a gennaio i ragazzi possano tornare a scuola. Questo penso che ognuno di noi sta lavorando dando un contributo in questa direzione.
ciò detto, c'è stata un'accelerazione, io penso che questa è importante e positiva nelle domande che si sono aperte. Penso che il ragionamento oggi possiamo discutere di piattaforme immateriali pubbliche, di connettività pubblica, forse un anno fa sarebbe stato più complicato, un anno fa era facile parlare di finanziamenti pubblici per il ponte sullo stretto, però ecco, parlare di finanziamenti pubblici per un ponte sul futuro come tutte le piattaforme eccetera sarebbe stato difficile, mettiamola così. E quindi la pandemia ha impattato anche sul nostro senso comune in qualche modo, e questo dobbiamo coglierla, questa opportunità, stare dietro ai nostri ragazzi, devono resistere, perché di questo si tratta dentro questa fase, e speriamo di tornare a una normalità. Che dobbiamo chiaro, se voglio dire, esatto. L'accennava la dottoressa. Un, un consiglio per gli non è per gli acquisti, perché è un docufilm, Social Dilemma, la questione delle fake è una cosa complicatissima. Le fake sono sempre esistite, gli zingari rubano i bambini, si dice nel 1600, nel 1700, oggi con la disintermediazione questo tema è esploso, e quindi il problema della decodifica è centrale, non solo per i negazionisti, ma perché esistono potenze economiche e statuali che fanno la corsa sull'Europa. Dobbiamo saperlo, non c'è solo ingenuità in questa discussione sulle fake, ci sono interessi molto importanti. Grazie mille, ringrazio tutti, grazie al panel per la numerosità degli stimoli, e rimandiamo alla prossima occasione. Grazie mille e buon proseguimento.